Appena una manciata di chilometri tra Mercato Nuovo e Santa Maria delle Carceri, ma mai come oggi le due piazze sono state lontane, lontanissime tra loro. In piazza del Mercato Nuovo, il presidio organizzato da Forza Nuova per chiedere, nel giorno del centenario della fondazione dei fasci italiani di combattimento, politiche più dure contro l'immigrazione. In piazza delle Carceri, il raduno della Prato antifascista, chiamata da 140 sigle politiche, sindacali e dell'associazionismo, ad affermare lo spirito della città che ha combattuto contro il fascismo e ha resistito fino allo stremo. Prato è scesa in piazza a manifestare, divisa dall'ideologia, dalla lettura profondamente diversa della storia e dalla visione altrettanto profondamente diversa del futuro. Già stipata di persone alle 14:30, la piazza su cui si affaccia il castello dell'imperatore, in meno di un'ora ai primi 2.500 arrivati con bandiere e cartelli con slogan antifascista si sono aggiunte altre 3.500 persone e forse di più. Diversa la situazione in piazza del Mercato Nuovo. Alle 16 ancora il deserto, con la folla ferma in piazza Stazione, controllata a vista dalle forze dell'ordine. In tanti, solo una volta arrivati a Prato, hanno saputo che il questore ieri sera, all'ultimo minuto, ha cancellato il corteo autorizzato da un paio di settimane, sostituendolo con un più rassicurante presidio. Niente sfilata, insomma, ma uno spostamento in massa, senza bandiere, senza slogan, dalla stazione al Mercato Nuovo, per l'appuntamento con il comizio del segretario